oppure anche dentro questo dei progetti di reti di impresa di piccolissime realtà innovativa come impostazione, che vuole magari fare un progetto comune sull'internazionalizzazione, sull'innovazione, sulla promozione commerciale, no? Questi sistemi di rete di piccolissime realtà che anche lì magari non hanno bancabilità, che però hanno un'intelligenza, hanno una possibilità di... Anche qui la fondazione può rispondere in maniera specifica. E l'altra genialità, a mio avviso, della fondazione, come diceva il presidente prima, che non è un mero strumento finanziario, ma la fondazione è un luogo dove la persona può incontrare degli uomini che possono dare degli strumenti finanziari e che possono accompagnarli in un cammino di crescita professionale che li mette in grado di apprendere e divenire protagonisti di strumenti di gestione imprenditoriale. Quando parliamo di educazione, oggi noi spesso, sovente, rischiamo di ridurre l'educazione a un fatto intellettuale, etico, molto lontano dalla realtà. A mio avviso l'educazione passa, la vera educazione passa nel rapporto con la realtà, su come uno è educato a leggere la realtà che c'ha da vivere. Quindi da questo punto di vista, a mio avviso, la fondazione svolgerà una funzione educativa nel momento in cui insegnerà, accompagnerà le persone ad entrare nella gestione di strumenti imprenditoriali, accettando questa sfida del rapporto con la realtà e lasciandosi giudicare dalla realtà. Quindi da questo punto di vista è un soggetto che effettivamente vuole accompagnare e accettare le tre sfide di cui parlavo prima, che sono oggi fondamentali per lo sviluppo anche del territorio della montagna: la permanenza e lo sviluppo dello spirito imprenditoriale, rendere passare dal terzismo al protagonismo dell'impresa, del piccolo imprenditore, sviluppare la rete come l'elemento oggi strategico per il futuro delle nostre imprese. Ritengo che la fondazione abbia questo compito, lo abbia sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista della funzione educativa ideale che svolge, ma la svolgerà praticamente gestendo questi strumenti. Quindi invito tutti realmente a confrontarsi con questa possibilità, accettando insieme la sfida che ci è chiesta, perché la prima sfida è guardare la realtà e decidere insieme di andare verso quei punti che sono irrinunciabili per esserci. Ringrazio Massimo Valentini e adesso la serata proseguirà con un intervento di Pio Antoniozzi che, facendo parte del nostro consiglio di amministrazione, ha vissuto direttamente l'esperienza, diciamo, della costruzione delle procedure e di tutto quello che abbiamo fatto fino adesso per dare concretezza all'idea e all'input che ci era stato dato. Poi interverrà Robby Bartolacci che, quale consulente della Consulting Consulting, vi spiegherà in concreto brevemente le procedure, come noi intendiamo procedere appunto per supportare queste idee. Poi lasceremo a voi la parola per domande, chiarimenti, quindi cedo subito la parola a Pio Antoniozzi e poi a Robby Bartolacci. Vorrei dare soltanto un messaggio di positività a tutti voi che siete presi certamente da incertezze relative allo sviluppo delle vostre attività o incertezze per l'avvio di nuove attività. Abbiamo assistito fino agli anni '80 ad un importante sviluppo del nostro territorio. Sono infatti sorte moltissime nuove iniziative con la creazione di numerosi posti di lavoro. Ce lo ricordiamo bene questo passaggio. Negli anni '90 e parte degli anni 2000
c'è stato un discreto mantenimento delle posizioni per poi assistere ad un deterioramento negli ultimi 3 anni, anche per l'esplodere della crisi economica che ha coinvolto tutti. Però ciò che più mi fa pensare e preoccupare è che da troppo tempo non assistiamo alla nascita di nuove imprese, salvo qualche rarissimo caso. E come sapete, se non c'è nascita, non ci può essere prosperità e sviluppo in tutte le direzioni, quindi economico, quindi sociale, quindi culturale, è una legge della natura. Allora occorre fare appello alla nostra tenacia, al nostro spirito di sacrificio, che è tipico del nostro territorio. Tutto ciò per mettersi in gioco e creare opportunità di crescita e miglioramento, anche per le generazioni che verranno. Non è vero, secondo il mio punto di vista, non è vero che attualmente non ci sono opportunità per iniziare un percorso imprenditoriale, sia industriale, sia artigianale, sia turistico, sia commerciale, o magari nei servizi, nel mondo dei servizi. È vero che un settore in questo momento può offrire più opportunità rispetto ad altri settori, chiaramente in questo momento c'è più scombussolamento. Occorre individuare le opportunità, capirle, approfondirle, valutarle ed agire per coglierle. Agire per coglierle. Ci sono settori inerenti specialmente alla green economy che stanno avendo ed avranno uno sviluppo sicuro nei prossimi anni, quindi abbiamo possibilità di sviluppo, basta individuare i settori. Basti pensare appunto all'energia pulita. Oggi produrre energia da fonti alternative significa mantenere pulita la natura e creare sviluppo, e allora uniamo le forze ed investiamo in energia. Investiamo in energia. Guarda un po', è una strada, è un percorso. Un altro settore è il turismo. Il turismo dovrà fare da traino, perché il mondo della trasformazione, come diceva appunto Massimo Valentini, sarà un pochettino in crisi. Il turismo dovrà fare un po' da traino in questi periodi. Allora, un altro settore appunto è il turismo, che può essere sviluppato su tutto il nostro territorio provinciale ed ha grandissime potenzialità. Vi faccio un piccolissimo esempio: in primavera, per esempio, questo è un esempio tanto per dire che può sviluppare il turismo. A primavera avremo il nostro lago di Gerosa. Io sono uno fissato purtroppo delle nostre bellezze naturali e sono fissato del lago di Gerosa. Che cosa volete che vi dica? A me incanta questo paese, questo panorama. Avremo il nostro lago di Gerosa navigabile. Navigabile significa che daranno i permessi a navigare con le canoe, con le barchette, eccetera. Il circolo nautico di San Benedetto del Tronto, divisione canottieri, aprirà l'attività sportiva di canottaggio con possibilità future di svolgere gare nazionali prima e internazionali subito dopo. 30 giorni fa abbiamo avuto il primo incontro tra il circolo nautico e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Comunanza, Montefortino e Monte Monaco per identificare il punto di ormeggio, il luogo di remissaggio canoe e futura struttura di accoglienza. Questo può essere un avvio al rilancio del turismo locale, può essere soltanto un piccolo esempio, io voglio citare solo alcuni esempi sostanzialmente. Ciò deve stuzzicare chi ha voglia di imprendere, ovvero avviare delle attività turistiche. Altro settore è quello dei servizi. Si possono colmare i servizi laddove lo Stato è carente. E purtroppo lo Stato è carente in molte, molte cose. Servizi agli anziani, servizi per l'infanzia, servizi rivolti alle famiglie dove ambedue i genitori lavorano. Come vedete, anche in questo settore c'è spazio. Ora però c'è un'opportunità in più che viene offerta a chi ha voglia di mettersi in gioco e a chi vuole migliorare e potenziare la propria attività esistente. C'è la Fondazione Ottavio Sgarriglia dal Monte che può supportare l'idea, può supportare il progetto e aiutare a fare impresa. Fuori le idee.